amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi volevo mostrare come realizzare delle presine come queste. Guardate quanto sono carine. Possiamo sia metterci il laccetto per appenderle oppure semplicemente lasciarle in questo modo. Queste presine le faremo interamente con la ricamatrice, quindi vi farò vedere passo passo cosa bisognerà fare, sia per quanto riguarda l'imbottitura che per le cuciture intorno e poi vabbè il ricamo, che quello ovviamente va fatto come sempre. Ma adesso, come dico sempre, bando alle ciance e all'opera. Allora, ho intelaiato un telaio di 20x20. Ho utilizzato lo stabilizzatore di carta, quello che si strappa, quindi il classico stabilizzatore. Adesso servirà per darci le indicazioni riguardo a dove dobbiamo andare a posizionare la nostra stoffa. Ok, adesso che ha terminato, possiamo mettere la nostra stoffa esattamente sopra, quindi coprendo appunto il giro che ho appena fatto, quindi sarà come fosse una nostra guida. Ok, una volta ci siamo assicurati di aver coperto quindi la traccia che aveva fatto, abbassiamo il piedino e facciamo fare un secondo giro. E adesso ripeterà il giro per bloccare appunto la nostra stoffa sul telaio. Con la mano la reggo per evitare delle pieghe, questo perché è un tessuto abbastanza leggero, altrimenti se era feltro o panno lenci non occorreva. Adesso dovrà effettuare un secondo giro interno, ma questo poi dipenderà dal lavoro che voi decidete di mettere all'interno appunto della vostra presina. Quindi, diciamo, da qui in poi i passaggi che andrò a fare sono passaggi in base al ricamo che voi avete scelto. Io andrò a effettuare tutto quanto utilizzando sempre lo stesso filo. Come queste qui che avevo realizzato, ovviamente poi dovete andare a cambiare il colore in base appunto a quello che vi dice la macchina. Quindi da qui in poi si andrà a effettuare un ricamo come normalmente facciamo, quindi non cambia nulla. Quindi adesso effettuerò il mio ricamo, che è quello che vedete qui sullo schermino, e ci vediamo una volta che ho terminato. Così vi faccio vedere poi i passaggi successivi per realizzare appunto questa presina. Adesso che abbiamo terminato quindi il nostro ricamo, cosa dobbiamo fare? Se vogliamo mettere quindi un laccetto per reggere appunto la nostra presina, dobbiamo metterla in questo momento. Possiamo decidere di metterla sopra, di lato, insomma, dove a noi più ci aggrada. Io la metterò e la bloccherò così con questo pezzetto di scotch. Ho preso il nastro, l'ho preso un pochino più lungo di quello che normalmente occorreva. Lo scotch fate in modo di non farla andare però sulla cucitura, la prima cucitura che la macchina ha fatto, per intenderci questa qui del contorno, perché poi andremo a effettuare un'altra cucitura sopra quella. E poi, insomma, non succede niente perché lo scotch si può sempre togliere, però rimane un po' più difficoltoso. Comunque, allora, ecco fatto. Bloccato quindi il nostro nastro. E lo dobbiamo bloccare al contrario,
in questo modo, quindi con la parte, ok, con questa parte rivolta verso il basso. Metto un altro pezzettino di scotch qui, così, ok. Allora, dopo aver bloccato bene e vi dovete accertare che sia messo bene, ok, perfetto. Adesso andiamo a posizionare la stoffa, quella che va dietro la nostra presina. Allora, nel mio caso la stoffa non ha un dritto e un rovescio, è un dritto filo, quindi è uguale sia di qua che di là. Se voi invece andrete ad utilizzare una stoffa dove c'è un dritto e un rovescio, dovete mettere quindi quello che già avete, va bene qui, che è appunto la nostra il nostro ricamo, che è la parte dritta, e dobbiamo mettere quindi il dritto contro il dritto, e il rovescio deve essere quindi rivolto verso di noi. Abbassiamo qui, anzi, possiamo metterci anche un altro pezzo di scotch per abbassarlo anche meglio, perché in effetti rimane su. Quindi accertiamoci bene che qui sia tutto quanto bene abbassato, sistemato. Ok, quindi mettiamo, abbiamo detto, dritto contro dritto, il rovescio verso di noi. Lo posizioniamo sopra l'altro tessuto. Ok, io i tessuti ho tagliato una misura di 20x20, un quadrato di 20x20, sia quello sotto che questo sopra. Mentre il lavoro alla fine sarà di circa 17x17, quindi mi sono tenuta un pochino più larga perché così siamo sicuri che abbiamo stoffa sufficiente. Adesso prendiamo dell'imbottitura. Io metterò due strati di imbottitura perché la mia è molto sottile. Se voi avete un'imbottitura che è larga così, cioè circa un centimetro, ne mettete uno. Se no, altrimenti fate come me e ne mettete due, tanto è la stessa cosa, non succede niente. Ok, la vado sempre a posizionare sopra. Poi bisognerà prendere della plastica tipo questa. Questa che sto usando io è la plastica che normalmente viene utilizzata per metterla sul telaio come stabilizzatore ed è idrosolubile. Se non avete questa plastica idrosolubile, potete anche utilizzare una plastica tipo le bustine che utilizzate per il congelatore, però non quelle pesanti, quelle un po' più sottili, quelle che rimangono più opache, meno trasparenti, comunque delle bustine leggere. Va benissimo lo stesso. Tanto a noi in questo caso non serve che sia per forza idrosolubile. Ok, quindi posiziono per bene anche questa. Adesso che ho posizionato tutto quanto, abbasso il mio piede e vado a dire alla macchina che si deve spostare. Perché partirà da qui la cucitura e farà tutto un quadrato tutto intorno. Nel frattempo che la macchina lavora, io, siccome che l'imbottitura è bella alta, tenderò a abbassarlo, ovviamente facendo attenzione di non farmi male, appunto con il piedino, l'ago, eccetera. Però lo andrò a accompagnare delicatamente abbassando un pochino l'imbottitura.
adesso ha terminato. Quello che dobbiamo andare a fare è semplicemente staccare il nostro telaio e una volta terminato tutto andiamo e lo togliamo dal telaio, quindi andiamo a strapparlo direttamente così. Ok, eliminiamo l'altra carta, insomma, che è rimasta. Quindi andiamo a ripulire sostanzialmente il nostro lavoro. Qualcosa è andato storto, riprova. Ok, quindi dopo aver ripulito la nostra, il nostro lavoro da tutta la carta, andiamo a eliminare anche questa plastica, quindi questa basterà strapparla in questo modo. E adesso andiamo a ritagliare tutto quanto qui intorno, eliminando l'imbottitura. Non tagliamo la stoffa, soltanto l'imbottitura il più vicino possibile alla cucitura, ovviamente cercando di non prendere la cucitura. Quindi prendiamo le nostre forbici e andiamo a fare questo lavoro. Soltanto l'imbottitura dobbiamo tagliare. Facciamo attenzione a non prendere la stoffa. Io con la mano dietro l'abbasso, vedete, in questo modo evito di sbagliarmi e tagliare la stoffa di sotto. Ok, quindi adesso che abbiamo tagliato tutta quanta l'imbottitura in eccesso, andiamo a tagliare circa mezzo centimetro tutta la stoffa intorno. Qui agli angoli, che c'è una leggera curvetta, facciamo dei piccoli taglietti, quindi taglio così e poi faccio questi piccoli taglietti, perché poi qui bisognerà far uscire bene fuori l'angolo. Qui dove c'è l'apertura lasciamo un po' più di stoffa, perché poi ci serve per metterla all'interno. Ok, allora, adesso svoltiamo il nostro lavoro. Ok,
tiriamo nel frattempo bene fuori anche gli angoli. Aspettate. Anche qui togliamo lo scotch che abbiamo messo prima e poi dall'apertura sistemiamo i nostri angoletti. Semplicemente, insomma, spingendo con il dito. Ok. E adesso andiamo a sistemare il nostro lavoro. Qui dove c'è l'apertura andremo a mettere dentro la stoffa in questo modo. La sistemiamo per bene, così. E qui adesso possiamo decidere o di andare a cucire facendo un bel punto nascosto. Oppure possiamo andare sotto macchina e fare un giro di cucitura. Questo poi dipenderà da voi, insomma, quello che volete fare. Quindi io adesso vado a bloccare il tutto con delle pinzette temporaneamente. Ok. E poi andrò a effettuare un punto di cucitura, un punto nascosto, così da poter chiudere qui sotto. Però chi volesse invece utilizzare la macchina da cucire può fare un punto tutto intorno, lasciando insomma pochi millimetri dal bordo, quindi a bordo piedino fa una cucitura tutta intorno, così non serve effettuare appunto la cucitura del punto nascosto. Bene, amici, e poi finito tutto ciò basterà dargli una stirata e il nostro lavoro è terminato. Che dite? Vi piace? Allora, io qui sotto poi lascerò scritto sempre nelle informazioni varie informazioni, quindi il mio consiglio è andate sempre a guardare sotto nelle informazioni, perché trovate oltre le informazioni sul canale anche eventualmente dove andare a trovare dei ricami come questi oppure dei cartamodelli che poi io metto, eccetera. Quindi andate sempre a vedere sotto, così vedete se vi ho messo delle informazioni che vi potrebbero anche essere utili per il lavoro se volete farlo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato utile e se vi è piaciuto mettete un bel like, condividete così che il canale può crescere. Per qualsiasi dubbio o domande, sapete benissimo, potete scrivermi e io così poi vi rispondo. Per chi non è ancora iscritto, il mio consiglio è iscrivetevi e accendete la campanellina così da poi avere altri video come questi. Io adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!